Oggi ci alleniamo con la tecnica PAS, che è una tecnica molto importante nelle pagine di vendita, che di solito sono scritte molto male, sono lunghissime, presi da modelli americani con sempre lo stesso linguaggio, che quindi non funzionano. Bisogna essere molto più sofisticati, soprattutto oggi perché i consumatori sono sofisticati. Adesso andiamo a vedere la tecnica PAS con un esempio. Se poi vuoi allenarti con me proprio sulle pagine di vendita, abbiamo un corso molto completo su Content University, tra l'altro abbiamo anche la masterclass in copywriting super completa per scrivere veramente bene online. Adesso vediamo un esempio di PAS, quindi una tecnica per far emergere un problema e poi portare alla soluzione. Prima volevo farti vedere in brevissimo la struttura di una pagina di vendita, che ovviamente può poi cambiare a seconda delle situazioni, però la pagina di vendita ha una caratteristica particolare: non parte dal prodotto come una landing page, ma parte dal problema, dal bisogno. E quindi la tecnica PAS oppure la tecnica AIDA, vai a vedere, ho fatto un altro video per questo, possono essere utili per iniziare bene una landing page. Quindi partiamo con la tecnica PAS o AIDA per far emergere il problema, quindi attirare subito l'attenzione della persona, sveliamo la soluzione con ovviamente la value proposition differenziante, presentiamo l'idea di trasformazione, facciamo vedere come la persona verrà trasformata e come la sua vita verrà trasformata grazie al nostro prodotto o servizio, la proof of value, la persona ricordati che ci dice sempre provami quello che stai dicendo, quindi dobbiamo provarlo, e poi la prova del prodotto con l'acquisto. Cosa vuol dire prova del prodotto? Soprattutto se è fisico, devi raccontare ancora una volta con il copywriting, magari con i video anche o con le immagini, come il prodotto viene usato, devi farlo vedere, quindi devi far vedere, devi far vivere l'esperienza di questo prodotto. Ecco, partiamo col PAS. Quindi, come facciamo a attirare l'attenzione delle persone che ne hanno sempre meno? Come facciamo a far sì che le persone leggano tutta la pagina? Dobbiamo utilizzare una tecnica che ci permetta di scrivere come interessa alle persone. Il modello PAS è questo: Problem Agitation Solution. Quindi definiamo il problema che possiamo risolvere, parliamo dei rischi che nel continuare a perseverare con quel problema, non trovare una soluzione, mi raccomando, senza esagerare, quindi senza mettere paura alla persona che sono ingiustificate, no? Bisogna raccontare quello che succede in modo trasparente. E poi la soluzione, presentiamo la soluzione mostrando i vantaggi nel risolvere il problema. Immagina che dobbiamo raccontare dei manubri regolabili, cioè sono dei manubri i cui pesi si possono staccare o attaccare e che quindi possono essere dai 2 ai 4 ai 30-40 kg, quindi sono molto comodi perché con due soli manubri puoi avere una palestra in casa praticamente. Sono però abbastanza costosi, per cui dobbiamo raccontarli bene. Come facciamo? Beh, raccontiamo prima di tutto il problema. Tieniti in forma che ti fa bene, ti dicono, però poi la palestra ti costringe a fare le corse, torni a casa dal lavoro e devi correre di nuovo, quindi raccontiamo ad esempio il problema che molti hanno, non possono andare in palestra, è molto difficile. E una delle ragioni per cui molte persone abbandonano la palestra dopo solo 2 mesi è anche la scomodità, ok? Quindi stiamo raccontando la cosa vera, cioè le persone abbandonano le palestre in tantissimi perché è scomodo, ci si mette un sacco di tempo ad andarci. Raccontiamo poi il fatto che in effetti vanno tutti in palestra alla stessa ora, che è vero perché vanno tutti dopo il lavoro magari, che ti costa centinaia di euro, quindi insomma raccontiamo con questa parte, l'agitation, tutti i problemi che la palestra ha e che tantissime persone stanno vivendo o hanno vissuto. Le persone però non vedono una soluzione, invece adesso noi gliela diamo. Nella parte solution, quindi, raccontiamo la nostra soluzione, i nostri manubri. Ma quindi ti stiamo forse dicendo di smettere? Al contrario, ti stiamo dicendo che c'è un modo migliore per farlo, ok? Ti presentiamo i nuovi compagni del tuo corpo, gli Heavy Fit. Praticamente la tua palestra personale in casa senza rubarti alcuno spazio, ok? Quindi raccontiamo, dopo aver raccontato il problema, dopo aver raccontato tutti i problemi che ci sono nel problema, quindi tutti i fastidi che ci sono ad esempio nella palestra, che sono però veri, quindi non dobbiamo mettere cose inventate, adesso ti presentiamo la soluzione, cioè ti facciamo vedere come noi possiamo darti una soluzione molto diversa che magari non conoscevi, che in realtà ti dà un sacco di vantaggi. Ecco, questa è la tecnica PAS che utilizziamo anche all'inizio delle pagine di vendita. Se vuoi andarla a vedere in maniera più approfondita, c'è il mio corso su Content University Academy, proprio sulle pagine di vendita, vale a vedere per scrivere benissimo le pagine di vendita perché siano veramente efficaci nelle conversioni.